Paolo Castronovi, assessore del Comune di Taranto alle società partecipate. C'è l'azienda Chima Ambiente Amio, deputata appunto al servizio, ma c'è il supporto ovviamente dell'amministrazione comunale di Taranto. Quello della raccolta differenziata è un percorso certamente impegnativo, ha le sue difficoltà, ma si procede, si va avanti. Sì, si procede, ma soprattutto si riprende a ragionare con i cittadini, come abbiamo fatto iniziando questa svolta epocale della città, dell'introduzione della raccolta differenziata. Abbiamo iniziato parlando nelle parrocchie, parlando con le associazioni, parlando con i centri di aggregazione e abbiamo cominciato a ragionare con i cittadini di come era meglio affrontare questo problema e soprattutto come era intenzione dell'amministrazione farlo. Adesso, grazie a questo momento di ripresa dopo la pandemia che ha investito il mondo, adesso siamo a riprendere questo ragionamento con i cittadini e con loro ci confrontiamo per capire come migliorare il servizio, oltre a dare delle indicazioni che sono sempre utili a tutti su come svolgere meglio questa differenziazione dei rifiuti già da dentro casa.